Oh, quante hai preso all'esame? 27. Neanche se sommo tutte le materie faccio un 27. Dopo tutte le regole e gli orari del liceo, gli anni universitari sono unici. Hai finalmente tutto il tempo che vuoi a tua disposizione. E allora ti perdi sui libri, ti ubriachi di libertà. E non solo, Ragazzi, ve lo dico, noi dobbiamo tornare alla politica. Ma quella con la P maiuscola. È così che si lotta, facendosi le canne? Fa di tutto, tranne che studiare. Secondo me è un certo fascino. Sì, ma chi di tre? No, la casa. Ah! Questa per cosa lo usi? Per il giorno degli esami, no? Quando le vedo nude sui manifesti o sui giornali, penso che invece sarebbe bello mostrare il loro cervello. Che schifo. Ce ne dico un'altra. C'è la storia delle malattie su questo letto. E mo? Avete cambiato qualcosa qua? Dai, facciamoci una promessa. Tra 10 anni tutti qui a raccontarci chi siamo. Non ci serve niente. Papà. Sor padre. Avevo capito. La vuoi far arrabbiare? Allora mi guardi, mi sorridi, parla magari di qualcosa. Sei una favola stasera. Chi di noi non ha paura, Carlo? Faraz ha paura di tornare in Iran, Giorgia ha paura di restare sola, Emma ha paura del futuro. Alessandro poi lo vedi, dai, con tutti i casini che combina, ha paura anche di respirare. E tu? Io. Cercavo una stanza e non mi sono reso conto che invece avevo trovato molto di più. Una famiglia. Cominciamo la conferenza stampa di universitari. Benvenuti a tutti, buona giornata. Allora, presentazioni da sinistra. Nadir Caselli, Maria Chiara Centorami, Simone Riccioni, poi alla mia sinistra Federico Moccia, Sara Cardinaletti, il signor Brice Martinet, Primo Reggiani, Barbara De Rossi, Marco Belardi e Giampaolo Letta. Allora, buongiorno a tutti. In seduti Enrico Silvestrino, davanti a me, che già mi guarda male con la maglietta del Dragon's Project. Dario Bandiera, per la prima volta nei panni di se stesso in un film, bravo, grazie. E poi abbiamo anche Tiziana Bondini, Ilaria Aquilea, e spero non aver dimenticato nessuno, se no mi scuso già in anticipo. Allora, la prima domanda la faccio io, poi ti lascio poi la parola. La prima domanda è per Federico. Federico, tu sei sempre stato al liceo, quasi sempre stato al liceo nella tua vita. Sempre, anche praticamente sempre, perché hai deciso di andare all'università adesso? No, sempre mi sembrava una vita assurda, cioè lo stavo cominciando 100 volte, per fortuna no, non è andata così. Allora, no, mi divertiva, buongiorno a tutti, mi divertiva raccontare un passaggio successivo, è stata una riflessione legata ad un lavoro fatto anche sul libro che stavo scrivendo, che sono due universitari, e ho voluto allargare, ricordare il periodo che ho fatto all'università, perché ho tentato anche all'università. Avevo fatto legge, avevo fatto 16 esami, ma la cosa più bella era andare a casa dei fuori sede, perché questi c'erano proprio delle case con tanto di festa incorporata, quindi era il massimo del divertimento, soprattutto perché noi invece si tornava, studiando a Roma, a casa propria. Mi piaceva, siamo andati a fare delle interviste agli universitari di oggi, cercare di capire un pochino quali potevano essere le differenze rispetto al mio ricordo, e perché poi mi piace dare un po' una continuità rispetto a quello che è stato visto. Abbiamo affrontato con il meglio proprio di te la prima storia d'amore, no? il primo grande innamoramento, le divergenze tra due tipi di età, come scusami ti chiamo amore, e adesso è quel passaggio dei ventenni, 23enni con qualche fuoricorso, quindi è la fascia successiva, ma soprattutto è un pretesto, secondo me, per fare, mi auguro, un buon film con un gruppo di ragazzi che vivono in un appartamento con tanti caratteri diversi e delle famiglie alle spalle e le loro storie. Prego, domande. Eccoci. Buongiorno. Mi è venuto in mente che Pieraccioni ben 15 anni fa fece un film che si chiamava Laureati,
e adesso arriva lei con l'universitario. Ecco, io vorrei chiederle, secondo lei, che cosa è cambiato nel frattempo, se è cambiato qualche cosa? E appunto, cosa è cambiato? Beh, là era molto divertente quel film, e fu il primo successo, il primo grande successo, che poi fece scoprire le ragioni, era molto commedia ed erano molto fuori corso, perché erano dei ragazzi che studiavano, ma non studiavano, c'era Papaleo, no? Era divertente la loro vicenda. Quindi diciamo che se ci atteniamo a quel tipo di film, per assurdo questo è più credibile, più realista, cioè sono veramente 4-6 ragazzi che dividono un appartamento perché stanno facendo l'università. Quello era un pretesto per 4 ragazzi che stavano lì a perdere tempo. Poi quello che è cambiato da allora a oggi è cambiato tutto, io credo, anche l'università stessa, tecnologicamente, però allora forse c'era una maggiore aspettativa rispetto a quello che avrebbe potuto realmente o almeno in parte crearti l'università. Oggi credo che purtroppo questa è una società che ha perso invece un pochino quella credibilità, quella magia che ti davano alcune direzioni, no? Che c'erano delle scelte che venivano fatte anche su, io immagino, questa è una mia riflessione, anche nei confronti per esempio della politica, sicuramente c'è un allontanamento, cioè i ragazzi non hanno più quel qualcosa in cui credere. In questo film sicuramente non affrontiamo questo aspetto, però ecco, c'è un racconto secondo me molto sulle persone, sui caratteri, cioè sulla voglia di fare. Ci sono delle contestazioni all'università, le abbiamo riprese, le abbiamo vissute mentre giravamo, ma credo che sia, a volte possa sembrare una perdita di tempo rispetto a quella riflessione molto bella e molto attinente di Steve Jobs, che era bellissima nel fatto di credere nella propria intuizione, no? E la stessa sua storia è molto particolare, perché Steve Jobs si era segnato all'università e poi abbandonò tutto perché gli sembrava quasi inutile rispetto invece a quello che vedeva, alla sua grande capacità visionaria. Tutti magari la stessa famiglia era preoccupata di questa sua scelta, e invece è stato il più grande innovatore secondo me dei nostri tempi, almeno dal punto di vista tecnologico. Prego. Domande? Manifestatevi. Se no procedo io sulla. Vorrei capire e chiedervi come mai c'è questo discorso sull'Iran, che mi sembra molto interessante, legato al personaggio di Chris, il quale peraltro ha alla fine gli arriva un'idea di progetto di vita molto interessante, che lo mette in crisi appunto con anche l'origine del suo paese. Come mai Federico hai scelto di parlare di un paese di cui parliamo molto e che è molto al centro della nostra cronaca, anche se siamo italiani? Ma perché mi piaceva come oggi è, no? Se noi giriamo per Roma, è cambiata completamente la nostra città da quel punto di vista. Ci sono tante cose, mi è capitato l'altra volta, stavo vicino a Giulio Cesare, ho fatto tutta quella strada via della Giuliana, ci sono fuori tutti i cartelli per fare le telefonate internazionali, money transfer, cioè è quella città che di solito io intravedevo quando viaggiavo. Invece Roma stessa oggi non è più, è proprio un'altra composizione, molto più globale, molto più internazionale. E quindi mi sembrava, cioè per me è uno degli inquilini di questa casa, non vedo una differenza sulla sua appartenenza né sulla sua estrazione o le radici. Ho cercato attraverso di lui far vedere anche una visione diversa di uno straniero che comunque sta studiando, che sta portando avanti un suo discorso, le difficoltà rispetto a questa terra così amata, così bella, e tutto quello che è successo. Quindi è un pizzico di internazionalità rispetto a questa vita fatta di una ragazza invece casertana che viene a Roma per studiare, ma che nello stesso tempo vorrebbe diventare una affermata in televisione, no? come spesso succede. Cioè, io quando faccio un film, quando scrivo un libro, cerco comunque di raccontare quello che realmente sento, cioè sono tante persone, tante interviste che abbiamo fatto proprio agli universitari, e poi c'è tante persone che ci provano invece a fare altro, che lavorano nei pub, che si mantengono, che hanno quelle camere che vengono affittate in
nero, sotto contratto a 250-300 euro, cioè è tutto tra virgolette documentato, così come non ci sono tutte queste problematiche di contestazione, ma poi alla fine vanno a Piazza Bologna a prendersi l'aperitivo a 2 euro perché è quello che conviene, poi si fregano le bottiglie di birra perché almeno la sera posso fare la cena, cioè sono queste le vite vere degli universitari, e ci sono gli stranieri, che gli stranieri sono, non sono più stranieri, ecco, sono italiani, quindi mi piaceva in questo contesto, perché l'idea portante del film, che spero poi naturalmente sia quella che arriva, è che all'interno di questa casa si trova una famiglia che spesso questi ragazzi non hanno trovato, non hanno saputo avere nella loro famiglia, che è il problema più grande secondo me, che a volte le famiglie non tengono conto, a differenza di alcuni ragazzi, come in questo caso in questo appartamento, riescono ad essere presenti, a saper rispondere a delle esigenze, a tutte le esigenze più diverse che vengono affrontate, cioè vivono di grande solitudine rispetto a queste famiglie che a volte sono assenti e trovano in questo appartamento quella famiglia che non hanno avuto. Domande? Allora io butto la palla anche a Chris. Dici come hai affrontato questo bizzarro iraniano che si trova a Roma. Scusa, ho capito solo adesso che ero io lo straniero. No, infatti quando ho visto il copione che avrei dovuto fare un iraniano, un paese che non conosco, mi sono informato molto grazie a internet, no? E ho scoperto che comunque avevo molto... aveva tanta cosa comune con questo paese, soprattutto con questo personaggio di Farazzi, che è molto orgoglioso, molto determinato, molto bello, molto grande, soprattutto molto come si dice, sì, sicuro e molto modesto, soprattutto modestissimo, no. E ho imparato molto e ho fatto del mio meglio per rappresentare comunque lo straniero e soprattutto un paese che in questo momento è in difficoltà. Signori, facciamo un giro tra tutti gli interpreti del film, così è una domanda che dura 75 minuti, da sinistra. Partendo dalla DIR, facciamo un giro sulla vostra riflessione sul personaggio che avete interpretato in università. Ci sono? Ci sei? Allora, Valerina. Ecco, non avrei capito perché si parte da sinistra, però... Ci piace così. Di origine calabrese, però che la Calabria e la sua terra in generale se l'è vissuta molto poco, perché è sempre stata ballottata un po' in vari paesi di tutto il mondo dai genitori, dai fanno i diplomatici, il padre. E quindi sicuramente sente la mancanza sin da quando è nata di un'origine forte, una radice, una base a cui fare riferimento. E per tutta la vita penso che la rincorra con tutta la forza che ha per trovare tranquillità, la sua serenità che magari vede tutti i suoi amici in tutte le scuole in cui è stata, appartiene sempre a qualcun altro ma mai a lei. Alla fine torna in Italia e la ritrova un po' in questo rapporto che crea con questi amici, tutti diversissimi tra loro, però con grandi potenzialità, diciamo, nei rapporti. Sono persone tutte molto generose a modo loro e cariche di affetto e in grado di regalarle forti legami. Ci date il contatto. Allora, io interpreto il ruolo di Emma Mastropasqua,
una ragazza casertana, molto esuberante, con il sogno di scalare il tetto del successo. È una ragazza molto frizzante, molto solare, e poi in realtà nasconde dietro questa facciata di sicurezza e di simpatia, nasconde tante paure, tante sofferenze che si porta dietro da anni, un rapporto sgretolatosi nel tempo con la madre, e è un lutto molto importante, quindi ci sono questi piccoli buchi neri che si porta nell'anima, e diciamo così, e grazie al rapporto con gli altri ragazzi riuscirà a recuperare anche il rapporto con la madre, quindi è molto importante la relazione che lei ha con questo gruppo di universitari che la aiutano a credere nuovamente nei rapporti e affidarsi di nuovo delle persone. Bene. Meglio. Una zero. Sono il regista adesso. Io interpreterò la parte di Carlo, è un futuro cineasta, un ragazzo che studia al Centro Sperimentale di Cinematografia Regia. È un ragazzo, diciamo, che ha questo sogno, questo grandissimo sogno di poter diventare un cineasta, anche se sembra che tutto quanto si vada a mettere a contrastare questa sua passione. Nei ragazzi trova una seconda famiglia, una cosa che lui fin da piccolo non ha avuto, perché ha avuto la mamma e il papà che si sono separati, e una sorellina a cui lui bada, che ne combina di cotte e di crude. Quindi c'è, andando avanti con la storia, un bellissimo rapporto con questi ragazzi, dove lui trova davvero un sostegno, un secondo, un posto dove poter davvero far ciò che lui ama fare, con della gente che a fianco gli darà una mano. Quindi per me Carlo è stata, diciamo, una seconda università, avendo fatto un'università a Milano e avendo fatto adesso universitari, mi ci sono ritrovato parecchio dal punto di vista universitario. Se mentre parliamo vi vengono delle idee, soprattutto delle domande, fatele, cioè, ai ragazzi che vogliono sapere qualcosa. Più che il personaggio, che abbiamo visto il film e quindi lo sappiamo, magari se ci dicono il loro rapporto con quel personaggio, con quel personaggio, se ci si riconoscono, come ci sono entrati. Sì, te no. Sì. Vabbè. Tu l'hai già detto, come diciamo che è stato questo, cioè il rapporto con il mio personaggio è aver rivissuto qualcosa che avevo vissuto grazie a Federico. Questa passione per la regia ce l'hai o no? Questa passione per la regia, no, mi piace, sinceramente mi piace, però non ho mai avuto questa grande passione per andare a studiare la regia. Io scusa. Sperimentare non l'abbiamo fatta. No, di regia non. Allora, dunque, il mio personaggio è Francesca Pennoni, una ragazza che viene da Sora, e che me l'avete visto, mi rivedo molto in Francesca, specialmente perché è una ragazza molto, molto timida, ha sempre paura di sbagliare, di disturbare. Io personalmente ho un rapporto differente con i miei genitori, a livello, cioè, un rapporto più che altro di amicizia. Lei ci tiene molto e ha paura di deluderli in qualche modo, e quindi magari anche viene nascosto il fatto che nella casa ci sono tre maschi, e insomma, poi mio padre è Maurizio Mattioli, come avete visto, che io non l'altro amo, e si vergogna un po' di questo papà che sbaglia. Sbaglio a parlare. Vabbè, comunque, no, sono stata molto, molto contenta di aver interrotto Francesca, perché ha una magia Francesca, credo. E spero che faccia in
in alcuni punti del film sognare, tra virgolette. Allora io... Tu hai già parlato. Sì, sì, ma faccio breve. Devo dire che il rapporto con il mio personaggio sono buoni, perché ci sentiamo tutti i giorni. E, no, mi ritrovo molto nel personaggio di Faraz, perché lui vive all'estero come me, è molto orgoglioso delle sue radici, che questo lo possiamo sentire nel radici, grazie. E, scusate il mio italiano. Senegal, Dakar. No, scherzo, francese. Non scherzasse, ho visto, scrivono poi di Orléans, Valle della Roggia. Quindi passo subito al primo. Allora, sì, il personaggio lo conoscete, Alessandro, questo ragazzo siciliano, chiedo già scusa per il siciliano, che vuole fare il comico. Io ho approcciato, proprio che sono approcciato a questo personaggio, ho cercato di studiare e ho studiato molto tutta la vita di Dario Bandiera, da quando ha iniziato, e quindi ho fatto questo, cioè mi sono approcciato in questo modo, ho visto YouTube, tutte le cose che ha fatto, e anzi, grazie Dario, veramente, sei stato un punto di riferimento. Io il ruolo che avete visto sono la mamma di Emma, temo il giudizio di Federico Mozza, lui dice peggio c'è un terrore. Il ruolo l'avete visto e quindi è quello che è, un piccolo cameo. Però voglio dire questo, mi ha fatto tanto piacere partecipare a questo film, mi sono accorta di come io sia, nonostante abbia fatto tantissime cose, nella mia vita è diventata l'idolo di mia figlia. Mi sono sentita finzata. Finalmente hai fatto un ruolo figo, perché stai nel film di Moccia, quindi questo dà la misura di quanto gli adolescenti, anche un po' più grandi, io sto parlando proprio dei ragazzi fino a 20-22 anni, seguono il film di Federico e si identifichino nei film di Federico. Lei è raggiante di questo ruolo, io spero che lei goda del film, lo sono anch'io, sono in ottima compagnia. Datemi il giudizio, te ne dico, ho parlato Marco, per Marco la faccio io dopo, prego, scuso per la collega e mi do. Buongiorno, volevo chiedere a Moccia, appunto loro sono tutti molto centrati sulle storie personali e gli unici accenni che vediamo invece a un lato molto più attuale degli universitari, certo loro nelle proteste. C'è anche un po' dell'ironia, per esempio la scelta di Reggiani sul tetto, una scena che abbiamo visto molto nei telegiornali, quel tipo di protesta è risolta un po' in una gag. C'è un suo giudizio, cioè trova una forma di superficialità dietro queste proteste, che poi era un aspetto che non le interessava trattare per niente. Non trova che così, tirandolo totalmente fuori, cioè... astraendoli da un contesto più realistico, diventa un po' troppo astratti con i personaggi sospesi. Grazie. Come si chiama? Francesca Pierleoni del Lazio. Allora, ma la riflessione è stata questa. Mentre giravamo c'è stata una contestazione proprio nei nostri confronti, per cui addirittura hanno portato degli striscioni così. Allora, secondo me è una mancanza, io gliel'ho detto, loro devono guardare oltre, cioè una contestazione nei nostri confronti quando era proprio un momento di contestazione sul lavoro, visto che eravamo invece dei lavoratori, eravamo lì per lavorare, era fuori luogo. Quindi io spero che le contestazioni non siano sempre mirate, siano per raggiungere effettivamente qualcosa. La contestazione che c'è stata nei confronti attraverso la linea politica di tutto quello che è successo, io credo che abbia smosso realmente qualcosa. A volte mi sembra che queste contestazioni, come nei confronti per esempio nostri, io gli ho detto: se guardate a me, addirittura avete fatto una contestazione sul lucchetto, così è ridicola per voi. Cioè io trovo, mi vorrei che avessero un panorama più grande, che avessero degli obiettivi più lontani, più importanti. Cioè mi sembra che si sia persa l'effettiva consistenza della ragione della contestazione.
Se guardi bene le cose, io credo che sia uno sguardo appannato sulla realtà di quello che ci circonda, cioè non ci rendiamo conto di tante cose che invece, ecco perché mi sembra a volte, se c'è una ragione valida che possa effettivamente cambiare, allora è utile avere un movimento come è stato quello che comunque ha cambiato qualcosa, non di quello, mi auguro che continui ad accadere questo, e se accade qualcosa effettivamente attraverso una contestazione universitaria è bene, ma se no è una perdita di tempo, cioè in realtà tu devi guardare oltre, era questo che vuole significare, non è che non viene preso in considerazione, no? Assolutamente. No, vorrei però che fosse capito bene dall'attenzione della penna, perché la penna che scrive, perché a volte poi purtroppo le cose non vengono rese nel modo giusto, invece per me è una grandissima attenzione nei confronti della contestazione in generale, no? Come modo per poter in qualche modo cambiare le cose. Lì all'università alcuni atteggiamenti mi sono sembrati come non indicati rispetto ad un cammino che invece va fatto, perché è come quando ho letto questo articolo dove dice vabbè veniamo dal pianeta Moccia, quindi con un sorriso, ma non è che se non sorridi le cose improvvisamente cambiano, non è che se hai un modo incazzato o maleducato di rivolgerti le cose cambiano, quindi è meglio avere un atteggiamento secondo me positivo comunque nella vita e cercare realmente di cambiare le cose. Quindi questo articolo che sembra che uno prende le cose sempre con leggerezza, questo film esprime alcune cose e considera quell'aspetto, secondo me, come a volte la televisione stessa, in quel modo di chiusura, è il servizio che non ha considerato quello che avrebbero voluto dire, no? Cioè, non siamo noi, stiamo rappresentando come invece la vera voce del popolo a volte non viene sentita. Quindi massima attenzione sulla contestazione. Prego, contestatore. No, volevo dire che la superficialità di quel momento è data dal personaggio di Alessandro, cioè nel senso nessuno minimizza la protesta che c'è sul tetto, è Alessandro che, avendo essere un ragazzo di buona famiglia, che comunque sia se cadrà nella vita cadrà sempre in piedi, e questo lo rende superficiale, altrimenti io non mi sarei, ma non avrei mai fatto una scena dove metto in ridicolo una contestazione sul lavoro, su quel che sia dei ragazzi all'università, assolutamente no, e ne abbiamo parlato, non l'avrei mai fatto io. No, però mi è nata dal personaggio, non però per mi sono ricordato, scusa, mi sono ricordato da cosa nasce Mosce in particolare. Allora io sto guardando la trasmissione di Santoro. La trasmissione di Santoro, dove a un certo punto hanno dato la parola a un gruppo di ragazzi, eccetera così. E dove è stato molto, cioè per me mi ha fatto una grande tenerezza, perché c'era questo ragazzo che rappresentava un gruppo e che ha iniziato a parlare, e poi siccome a volte quando parliamo, no, soprattutto quando siamo così giovani, beato lui in quel momento che poteva essere il portavoce di questo gruppo che contestava effettivamente, che stava parlando per tutti, lui non ha avuto quella chiarezza, perché nella voglia di dire tanto, di cercare di dire tanto, perdi quella lucidità che invece fa parte di un discorso che magari ti eri già preparato. E ancora più ingenuo nella sua giovinezza, quando ha staccato il microfono, quando ha finito il suo discorso, si girava verso il come sono andato, come ci ho detto bene, non credo. Cioè mi ha colpito molto vedere che questo ragazzo quindi non si preoccupava effettivamente di quello che stava dicendo in quel momento, ma addirittura era il suo modo di apparire, no? Quindi ecco, è quello che in qualche modo ci ha condizionato questa società, cioè di come appari. C'è il cappellino, ah no, cioè, ma adesso senza cappellino, allora no, ma sei, cioè, è una cretinata, come le domande il lucchetto di destra o il lucchetto di sinistra, cioè quando le fate un po' mi dispiace per voi, per chi le ha fatte, no? Cioè il lucchetto di destra o di sinistra, io mi vorrei buttare per terra, poi non le faccio, perché cioè, cerco di trovare risposte, che quale potrebbe essere? Beh, un lucchetto a metà, cioè sembra proprio veramente una domanda che uno, no? Sembra quelle cose in anni Moretti, mi fanno morire da ridere, però quindi ecco.